Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per il preimpasto ho messo nella planetaria la farina e il lievito. Ho azionato la macchina e unito l'acqua a filo. Ho finito di lavorare l'impasto a mano e l'ho messo a lievitare per 2 ore in forno spento. Trascorso questo tempo ho rimesso il preimpasto nella planetaria, ho sbattuto il latte con i tuorli e li ho uniti nella macchina in azione. Poi ho aggiunto anche lo zucchero, la vaniglia e la farina, poca alla volta. Quando l'impasto si è incordato ho aggiunto anche il burro morbido 2-3 fiocchetti alla volta, alternandolo al sale. Ho ottenuto un impasto liscio ed elastico, ho finito di lavorarlo sul piano della cucina imburrato. Ho formato una pallina e l'ho rimessa a riposare per un'altra ora e mezza in forno spento. A questo punto ho prelevato delle porzioni da 50 grammi ciascuna, ho realizzato delle palline e le ho lasciate lievitare per altri 30 minuti, poi le ho infornate a 170 gradi per 15-20 minuti. Nel frattempo ho preparato la crema pasticcera. In una ciotola ho messo i tuorli con lo zucchero, ho mescolato e aggiunto l'amido di mais. In un tegame a parte ho versato il latte, la panna e l'estratto di vaniglia. Ho portato a sfiorare il bollore e ho versato i liquidi nel composto di tuorli. Quindi ho rimesso tutto sul fuoco, mescolando fino a far addensare. Ho versato la crema in una pirofila, l'ho fatta raffreddare e l'ho trasferita in una sacca poche. Una volta sfornati e raffreddati, ho composto i miei dolci incidendo la calotta superiore, inzuppando la parte interna con la bagna dal kermes e riempiendola poi con la crema pasticcera. Ho completato con una spolverizzata di zucchero a velo e le mie bocche di lupo sono pronte.